Fratelli e sorelle, ci siamo ritrovati qui dove 5 giorni fa un atto di violenza e di morte ha fatto irruzione nella vita della nostra comunità, portando con sé la gioia della festa che stavamo celebrando e, peggio ancora, la vita di un nostro fratello che lascia sua moglie e i suoi bimbi. A parlare ai fedeli è Don Massimiliano, il parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo a Oratoio, alla periferia di Pisa. Ieri sera ha aperto la veglia di preghiera a pochi metri di distanza da dove domenica sera il giardiniere albanese di 37 anni, Rezar Darshah, detto Beni, è stato ucciso con 5 colpi di pistola sparati prima che uscisse dal furgone che aveva appena parcheggiato nel cortile di casa. 2 proiettili lo hanno raggiunto alla testa, una vera e propria esecuzione. Alla veglia era presente anche la moglie con i 2 figli e altri parenti. La piazza davanti alla chiesa si è riempita di decine di residenti in una preghiera collettiva. È come se si fosse aperta una crepa sul muro della nostra comunità, ha detto il parroco. Intanto le indagini proseguono. Arshah è stato ucciso durante una celebrazione di paese. Tutti si apprestavano a festeggiare poi i rintocchi della chiesa e contemporaneamente gli spari, comunque avvertiti dalla comunità. Al vaglio le immagini delle telecamere private, una inquadrerebbe 2 uomini con il volto coperto da 2 caschi, poi il ritrovamento di uno scooter rubato trovato a Cisanello che secondo gli inquirenti sarebbe quello usato dal killer. Si cerca il movente, nessuna ipotesi esclusa, anche se la vittima viene descritta dal passato senza ombre. Arshah, giardiniere e padre di famiglia, si indaga sul fronte della prostituzione, droga, fino allo scambio di persona. Il furgone che stava guidando non era di sua proprietà ma del cugino della moglie.